il presidente dell'Ordine dei Medici, il dottor Pasquale Veneziano, per un saluto breve che vorrei dare. Grazie per l'invito, buonasera a tutti ovviamente. Io anzitutto non posso che congratularmi con la dottoressa Duccio, oltre che col dottore Coco per aver organizzato questo convegno, perché io ho vissuto la nascita della Risco tanti anni fa ed erano pochissime soci. Adesso vedere tutta questa gente qui stasera veramente. Ma certamente vedere così numerose persone qui stasera ci fa capire quale lavoro abbiamo potuto svolgere in questo periodo, dottoressa Duccio, perché è quasi un regime militare, non so se l'avete capito, non so se vedete quasi quanto di nome di scuola ci sistema. Però credo che questo sia l'unico modo per poter avere un risultato, per cui veramente la ringrazio. Veramente ringrazio anche il dottore Coco per questo impegno che ha sempre anche lui avuto qui con la Disco e il professore Noia qui con me stasera. Ma consentitemi, stasera voglio ringraziare anche particolarmente un'altra persona qui presente in sala, che è il dottore Battaglia, che è certamente una persona che ha a che fare con l'argomento di cui parliamo stasera. È certamente una persona che è venuta qui a Reggio Calabria e lavora in Sappiata con grandissima difficoltà, perché loro filtrano tutte le nascite della provincia di Reggio Calabria, non ci sono punti nascita, questa è una cosa terribile, non riesco a capire come possono fare, hanno un sovraccarico di lavoro per cui purtroppo devono sacrificarsi tutti i colleghi, ma purtroppo non tutti lo capiscono e ogni qualvolta c'è qualche stupidaggine succede nel reparto, fanno su tutti i giornali come se fosse successo che chissà che cosa. Invece loro lavorano con grandissimo scrupolo, sono bravissimi, io sono veramente felice che così sia Reggio Calabria. Grazie e buon lavoro. Grazie Presidente, adesso chiederei di venire il segretario regionale della AGOI, che è l'Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani, che hanno concesso pure loro il patrocinio a questo evento, il dottore Mimmo Coria. Buon pomeriggio a tutti e devo dire che con grande piacere ho accolto l'invito, la richiesta di Nino per la concessione del patrocinio. Sono Domenico Coria, lavoro presso l'ospedale di Catanzaro, un'unità operativa di direzione universitaria, e rappresento i ginecologi ospedalieri calabresi. E sicuramente l'argomento di oggi pomeriggio è la diagnosi prenatale e la possibile cura delle malformazioni fetali, è un argomento che si presta a considerazioni di tipo etico, di tipo clinico, di tipo deontologico, di tipo medico-legale. Quindi è un argomento che pervade tutte queste problematiche e spesso è divisivo per l'opinione pubblica. Io a questo si aggiunge che spesso noi ginecologi, infatti dobbiamo fare una forte autocritica, spesso ispiriamo il nostro comportamento non al bene della paziente, ma anche alla tutela medico-legale, sul possibile rinvenire anche degli atteggiamenti di medicina difensiva nella pratica clinica che seguiamo tutti i giorni. Mi spiego meglio. Solo questa considerazione, poi lascerò spazio al relatore, però questo ci tengo a dire. L'amniocentesi noi siamo portati a eccedere con la diagnosi prenatale, siamo portati a non praticare quello che i genetisti definiscono counseling non direttivo, cioè dire noi dovremmo per motivi etici e legali anche dire alla coppia esprimere tutte le possibilità, cioè se fare la diagnosi prenatale, i rischi che si corrono con la diagnosi prenatale. Invece tante coppie fanno la diagnosi prenatale invasiva in modo disinformato e non consapevole. E allora si dà il caso, a me è capitato, di una donna di 40 anni, all'ultima spiaggia come possibilità di gravidanza, che è stata incoraggiata dal medico a fare l'amniocentesi, la gravidanza si è interrotta a causa dell'amniocentesi, il bambino stava bene. Allora, da un punto di vista medico-legale, il ginecologo non rischia niente perché ha acquisito il consenso informato, però da un punto di vista etico sicuramente il suo operato non è condivisibile e non è accettabile.
ed è un esempio. Un altro esempio, un'altra considerazione a quel punto, è nella diagnosi di tempo malformato. Ora, tante volte noi induciamo la donna all'aborto anche nel sospetto di una grave malformazione, perché siamo pressati da un punto di vista medico legale, perché se la donna interrompe la gravidanza è difficile che si capisca che non c'è una malformazione. Invece, in caso di sospetto, di dubbio, di malformazione, per la paura che la donna ci denuncia, la orientiamo verso l'interruzione. Allora sarebbe importante fare un counseling, e in questa direzione credo va questa la relazione, il tema di oggi pomeriggio. Cioè dire, la diagnosi prenatale non come propedeutica all'aborto, ma la diagnosi prenatale propedeutica a un percorso di cure per il feto, laddove sono possibili le terapie fetali, ma quando non sono possibili un percorso che sia fatto non di freddo sterile, di scienza fredda e sterile, ma fatto anche di condivisione del percorso, di empatia, di alleanza terapeutica e quant'altro. Poi ci dirà il professore Noglia, che noi conosciamo sia per il suo spessore umano sia per le sue qualità scientifiche. Si occupa da molto tempo di queste problematiche, ha avuto la fortuna di conoscere Madre Teresa di Calcutta, poi ci dirà lui se è vero o no, una persona splendida sotto tutti i punti di vista, e buon lavoro. Grazie Mimmo, e adesso per un breve saluto anche alla Presidente del Collegio delle Ostetriche, la dottoressa Miceli, che hanno concesso anche loro il patrocinio a questa riunione. Buonasera a tutti, sono Vincenza Miceli, lavoro con il dottore Battaglia presso l'unità operativa di ostetricia e ginecologia a Reggio Calabria. Nel porgere i saluti a tutti quanti voi, anche a nome del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e a nome di tutte le iscritte del Collegio delle Ostetriche di Reggio Calabria, che è mio onore di rappresentare. Vi confesso che quando il dottore Coco mi ha contattata per un breve saluto a questa manifestazione, ho accettato molto volentieri, anzi lo ringrazio, perché sono fermamente convinta che manifestazioni come queste siano, rappresentino comunque il segno tangibile e concreto di una, un segno di un lavoro praticamente che sia una espressione della concretezza dell'operato. Non voglio togliere tempo, vi porgo gli auguri di buon lavoro e i complimenti agli organizzatori di questa iniziativa, la Disco e la Fondazione Il Cuore in una Goccia, insieme al professore, relatore, illustrissimo professore Noia, a tutti coloro che hanno contribuito alla formazione di questo convegno, con l'auspicio che sarà sempre la vera testimonianza del nostro lavoro quotidiano. Grazie ancora, buon proseguimento. Grazie Presidente. Solo come fatto informativo, io porgo i saluti anche della Policlinico Genelli, che ha dato anche il patrocinio per questo evento, nonché dell'Associazione Italiana Ostetrici Ginecologi Cattolici, di cui il Presidente Noia, è inutile invitarlo per i saluti, tanto lo farà dopo nella sua relazione. Ciò detto, entriamo nel vivo di questa serata. Come ben sapete tutti, la Disco opera sul territorio da ormai quasi 15 anni. Possiamo dire che è stata una pioniera sia a livello di Calabria sia a livello di esempio nazionale nel promulgare la cultura della donazione del cordone ombelicale. Tant'è che la Disco, come acronimo, sta per Associazione Donne Italiane Donatrici Cordone Ombelicale. Nell'immaginario non pensate che si doni il cordone, si prevede il sangue al fine poi di conservare le cellule staminali di questo cordone. E grazie all'illuminata guida
della Presidente Arena Tuccio, del suo direttivo, dell'Assemblea, dei soci in generale, si è riusciti negli anni, con grande battaglia, si ricorda Presidente, a far sì che in Reggio Calabria sorgesse in maniera concreta, operativa, la banca del cordone ombelicale per la conservazione delle cellule staminali. E forse pochi sanno che il centro di bancaggio che vi è a Reggio è per qualità e per quantità il primo in Italia tra i vari centri sparsi sul territorio nazionale. Quindi abbiamo questa grande eccellenza grazie all'impegno della Disco, in particolare a chi l'ha guidata come bandiera, alla signora Franca Arena Tuccio. Giusto dare meriti a chi ce li ha, per quella che è la qualità che questa terra sa anche esprimere. La Disco da qualche anno, sempre sotto illuminata, perché quando si ha la visione del futuro è sempre momenti di illuminazione, ha inteso allargare gli orizzonti culturali anche verso eventi formativi e informativi sul campo che riguarda la maternità, la donna, la coppia in generale. Ecco perché questa sera la Disco ha inteso ospitare questo evento, un evento che si parlerà di patologie prenatali, le alternative che possono essere come cura a quello che purtroppo è la ritualità negativa dell'aborto. Noi stasera abbiamo qui fra di noi il professor Noia, che io presenterò successivamente. Abbiamo anche la presenza importante, e questo per me è motivo di grande conforto, ma anche per il professor Noia, della grande presenza e quindi collaborazione fattiva in futuro dei vescovi della Calabria, della presenza proprio fisica del vescovo Francesco Milito e la presentanza del vescovo di Reggio, gli eminenti presbiteri, ma anche da parte del vescovo di Locri abbiamo ricevuto la sua condivisione a questi eventi. Io spero successivamente di far sì che anche in questa terra di Calabria una realtà che già sta nascendo in Cosenza, che è quella che è l'hospice prenatale, cioè una struttura che va a prendersi cura della coppia la cui vita nascente, non voglio chiamarlo Cristo, mi disturba questo tema, la cui vita nascente purtroppo è gravata da gravi patologie organiche, e l'ospice prenatale si prenderà proprio il compito di assistere questa vita nascente gravata da malformazioni organiche, oltre che prendersi cura della coppia, della donna. Lo so che può destare qualche perplessità e facciamo nascere un malconformato. Lo dico perché è stata anche una mia perplessità. Io ho avuto un momento fortunato nella vita di essere stato accolto, accettato presso l'Università Lateranense, Università Cattolica in Roma, anche grazie alla presentazione del mio vescovo Milito. E in quell'occasione ho conosciuto il professore Noia. Per me è un momento fortunato, perché in questo poi ora confrontarsi da 2-3 anni a questa parte, anch'io ho sposato a 360 gradi la filosofia di un nuovo approccio, di un nuovo confronto con quella che la patologia prenatale, laddove la legge, come sapete, purtroppo dà la facoltà di interrompere la gravidanza per quelle che possono essere gravi malconformazioni organiche, senza sapere però, ecco perché abbiamo inteso con la Disco aprire questa sera non solo agli operatori sanitari e ai colleghi che io saluto e che vedo presenti in sala, ma aprirlo anche
all'assemblea in generale, a tutti gli operatori. Stasera ringrazio pure la rappresentanza dell'associazione Mogli Medici Italiani, perché è giusto che sappiate che determinate patologie malconformative che interessano la vita nascente possono essere curate, consentirete, dalla lettura magistrale del professor Noia, sia con metodiche non invasive, mi riferisco a terapie mediche, sia con terapie invasive. Ma nel vostro immaginario non pensate a qualcosa di doloroso. Invasivo significa quando l'arte medica viene supportata da strumenti idonei a curare quel feto, quella vita nascente in utero. Ma oltre questo, il fulcro importante, principale di questa serata, che la DISCO ha voluto e che io ringrazio veramente per aver accettato questo mio suggerimento, è accettare la vita nascente gravata da malconformazioni organiche. Questo perché si è visto negli anni di approfondimento che comunque è un momento di grande conforto per la madre, un momento di grande conforto per la coppia, un momento di rinsaldamento di rapporti, un momento meno comunque in assoluto traumatizzante laddove questa vita nascente dovesse essere soppressa in utero. Quindi è importante che ognuno di noi, medici e non medici, uscendo questa sera da questa sala, esca con questo concetto, che una gravidanza, pur se gravata da situazioni strutturali sul piano organico, deve essere portata alla vita, perché nessuno ha il diritto, anche se purtroppo la legge lo ammette, non ha diritto di interrompere la vita. Questo nel concetto anche di quelli che sono stati i papi che hanno preceduto l'attuale Papa Francesco, che ne sta facendo una grande battaglia in tal senso. E passo direttamente adesso a, perché non voglio rubarmi, perché quando mi prendo questa tematica non la finirei più. Io spero che in un prossimo futuro sarò proprio dietro alle spalle del mio amato vescovo a riuscire ad essere momento portante insieme anche alle altre eccellenze della Calabria, che si riesca a creare questo momento di riferimento per le donne, perché spesso vedete, io l'ho visto anche quando ho iniziato le grandi battaglie contro l'aborto entro il terzo trimestre, che purtroppo il non avere punti di riferimento, la donna spesso si sente sperduta. E io voglio rompere una lancia nei confronti di quelle donne che hanno abortito. Nessuna donna abortisce se non per uno stato di forte necessità. E queste donne, credetemi, si rompono sul piano psicologico. Nulla per loro è più come prima, nel momento in cui subiscono l'evento abortivo. Ma se queste donne avessero un punto di riferimento, credetemi che tante, le ho vissute in prima persona, tante non abortirebbero. Come ha detto il collega Corea, e su questo così stemperiamo un pochino, vi farò ridere, all'inizio della mia carriera, per fare un'ecografia, venne una donna che voleva abortire. Eravamo dentro, allora c'era Sua Eccellenza Brusco, nobile. E nel momento in cui, dico, beh signora, va bene, vuole abortire, chiaramente non stavo lì a traumatizzare, per dire, no, però cercavo molto largo di far capire di evitare l'evento abortivo. Nel mentre passavo la sonda dell'ecografo, in questo buio della cavità uterina comparso un puntino rosso, ancora ce l'ho registrato. Quel puntino rosso era il cuore. E se per chi fa questo mestiere, vedo tanti colleghi ostetrici presenti in sala, ci soffermasse che in un certo momento lì, pom, parte questa scintilla di vita, è un effetto che mi ha fatto e che non potrò dimenticare. Per farvi ridere, questa donna, quando l'ha vista, mi ha detto, ma che cos'è? Dico, ma guardi, il cuore di quello che potrà essere suo figlio o sua figlia. La risposta è stata, fu come io dottore che stava facendo. Che grande danno che stavo per fare. Non ha abortito
è nato questo figlio e se ne è fatto un altro. Cosa voglio dire? Che se noi creiamo anche degli sportelli di ascolto, se nei consultori diocesani si riesce anche a fare questa propaganda, a lavorare, ad uscire come Papa Francesco vuole sul territorio, io sono più che tranquillo che noi riusciremo, caro professor Noia, caro Pino, a vincere questa battaglia, perché è una battaglia. Io ho lasciato in coda, prima di chiedere al professor Noia di prendere la parola, di ringraziarlo anche nella sua qualità di presidente della fondazione Il Cuore in una Goccia, una fondazione che lui ha voluto creare e che si prende proprio di questo, della coppia, della donna, di questa vita nascente gravata da gravi patologie organiche. E io mi fermo qui perché tra poco chiederò, prima di darvi qualche notizia organizzativa, di chiedere al professor Noia di prendere la parola. E allora, al termine dei lavori, vi sarà un ampio dibattito, come lo riteniate, a seguire, grazie alla Banca Mediolanum, che ho lasciato un minutino in coda, che adesso mi ha già dato la Banca Mediolanum i saluti, già fatto, perfetto, che ci ha supportato anche in questo, perché prevede anche ogni evento una qualche spesuccia, quindi quando si interviene anche in tal senso, per chi vuole può ritirare all'uscita l'attestato di presenza di questo evento, oltre che questa sera il professor Noia qui è nella duplice veste, sia di relatore, io lo ringrazio, sia di presentare quello che è un suo lavoro magistrale. Lui lo chiama, che è una persona molto modesta, il caro Pino, solo perché è piccolo, dice un opuscolo, ma credetemi, io lo chiamo a tutti gli effetti libro, quello lì, per i contenuti, per la sostanza che in quel libro c'è, e io vi invito a ritirarlo, a leggerlo attentamente, perché vedrete quale grande contributo sul piano etico, sul piano morale, sul piano scientifico, sul piano della condivisione di questa nostra idea, dico nostra perché mi sento di far parte a tutti gli effetti di questa associazione Il Cuore in una Goccia, oltre che far parte di questa prestigiosa associazione che guida la nostra presidente, che è la Visco. Io mi auguro che noi si riesca pure a fare altri eventi simili, a stimolare sul territorio, perché bisogna fare cultura, 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 perché laddove non c'è cultura non c'è crescita, e quindi anche questo serve a far lievitare momenti interni che forse sono subiti, perché spesso in maniera passiva si va a fare determinate cose perché spesso non si ha conoscenza, che c'è grande ignoranza. Questa Calabria ha grandi qualità, basta di citare quello che ho detto all'inizio, che è la sede di un'eccellenza nazionale, che è la banca del cordone ombelicale, e il lavoro, il voler lavorare ogni giorno, posta, se questa banca c'è, c'è perché la Visco negli anni è andato lì a bussare le porte, a pestare i piedi, c'è stato un momento che stavano per chiuderla, siamo riusciti non solo a far sì che non si chiudesse, ma che entrasse in un regime di sovvenzionamento regionale. Quindi il lavoro, l'impegno, questo noi dobbiamo fare se veramente vogliamo essere operatori sanitario, operatore del settore, ma prima di tutto ritengo di dire a testa alta cristiani, se no diversamente stiamo lì solo in una forma di ritualità che non porta a nulla. Mi fermo qui, se no fermo e se non fermo più. Ci ho detto, allora io voglio solo dire, il professor Noia, per quanti, per quei pochi che non lo conoscono, e che io ringrazio perché averlo qui è stato un grande dono, che è gravato da tanti impegni, gira veramente oltre per i suoi impegni professionali. Il professor Noia è docente presso l'Università Cattolica di Roma, è direttore dell'hospice prenatale allocato presso il Policlinico Gemelli, nonché presidente dell'Associazione Italiana Ginecologi Ostetrici Cattolici, che all'ostetrica è presente, già mi sono inteso con la presidente Miceli, no? E quindi anche loro aderiranno
a questo settore della ostetricia e ginecologia, che poi sul campo specialista è quello gravato maggiormente di problematiche di natura etico-morale, nonché è presidente della fondazione Il Cuore in una Goccia. E adesso io vi ringrazio per questa attenzione che mi ha voluto riservare e chiedo al professor Noia di voler prendere la parola. Grazie. C'è il remote control oppure lo mando da qui? No, sto in piedi perché così vi vedo. Intanto buonasera a tutti, ringrazio Monsignor Milito, i colleghi che sono onorato, la signora Franca Renatuccio, la Disco, non voglio dimenticare nessuno, l'ordine dei medici, i colleghi, insomma, veramente è un onore, ma non è formale, perché io sono calabrese, quindi sono nato nella provincia di Cosenza, quindi ogni volta che vedo che questa frase, l'informazione diventa conoscenza, per me è gioia. Paolo VI diceva un'azione buona comporta una conseguenza buona, quindi il rapporto è uno a uno, ma un'idea buona, cioè il fatto culturale, impegnare le ragioni della ragione, l'intelligenza, la fantasia, ha mille conseguenze buone. Ecco la cultura. La cultura non ha un rapporto uno a uno, ha un rapporto uno a mille. E allora, le cure prenatali. Allora, è chiaro che siamo in un confine molto delicato. Io mi diletto anche di scrivere delle canzoni, no? Inizio con una cosa un po' fuori dal normale, e quando Giovanni Paolo II fece l'Evangelium Vitae, io volli scrivere una canzone che, diciamo, faceva parlare i bambini che purtroppo non avevano la possibilità di venire al mondo. Il testo non la canto perché ci vorrebbe la base musicale, ma il testo dice: siamo fili d'erba nel giardino del re, tenera riserva di un incanto che è questa nostra vita, che continuerà oltre le miserie della falsità. Vita, catena di meraviglie infinita, cresce, poi sale il desiderio di perdonare il male. Un bambino che non ce l'ha con la propria madre, ma la ama. Siamo fili d'erba nel giardino del re, sulla nuda terra germogliati, perché questo grande orrore non ci spezzerà, perché noi viviamo per l'eternità. E poi il finale parlava un solo bambino, diceva: come filo d'erba, fragile ma audace, sfido la superbia di chi è senza pace, piccolo ma forte, sfido la follia, perché in ogni uomo c'è la vita mia. Ora, questa figura che noi non vediamo, perché l'embrione è piccolissimo, che ha la coraggio di lanciare questo urlo di vita, no? E che perdona, pur avendo subito quello che subisce, è la metafora di una presenza forte per noi cristiani, ma anche per chi non è cristiano. Qui non stiamo parlando solo ai cattolici, qui parliamo di una cultura che si può fare servizio. Quindi una risposta scientifica, etica, umana a quella che è una conoscenza come la diagnosi prenatale, perché la diagnosi prenatale non è negativa. Pensate alla ruota. La ruota nel corso dei secoli è stata un mezzo che ha fatto aumentare i commerci, quindi è stato un fatto positivo. Però è stata usata anche come ruota della tortura nel Medioevo. Una stessa conoscenza usata nel bene e nel male. Pensate al nucleare. Nucleare, se si sa usare, se si usa bene, è una fonte di energia buona per quando si usa in un certo modo. Se si usa in un altro modo, è una fonte uccisiva. La diagnosi prenatale ha la stessa valenza di questo distinguo etico. Cioè, la scienza di per sé deve andare sempre avanti. Non è che i cattolici sono contro la scienza. Questa è una folla che qualcuno usa per creare steccati ideologici. Non è così.
la scienza sempre avanti. Quindi non abbiamo paura di Galileo, della scienza, ma abbiamo paura di come la usiamo, quindi la responsabilità delle nuove conoscenze. E quindi che cosa succede dinanzi a una diagnosi patologica? Solitudine, confusione, ci sono tante mancanze. Come diceva prima il collega che ha centrato gran parte dei problemi che insieme a Nino sono stati già detti, mancanza del supporto medico. Non è che c'è una chiara induzione all'interruzione, ma io capisco, alcuni colleghi mi hanno detto proprio chiaramente che fanno l'interruzione di gravidanza, ma io lo faccio per il suo bene. E dinanzi a questa affermazione capisco tutta la valenza di quel percorso disperato che fa quel medico, che per aiutare induce a fare un atto che di per sé, al di là del problema etico, come vedrete anche dal punto di vista di scienza dell'elaborazione del lutto, è massacrante per quella donna, per quella coppia e per quella famiglia. Spesso quando sentono che la donna vuole andare avanti è come se ci fosse un abbandono terapeutico. Dice, no, io questo, se lei decide così io non la posso seguire. E viene fuori il concetto della medicina difensiva, che è una realtà. Non vi dico, io conosco sulla mia pelle che esiste la medicina difensiva, però vi posso dire che come ho avuto attacchi, sulla base della scienza ne sono uscito in una maniera grandiosa, utilizzando i criteri di scienza, non i altri criteri. Spesso non si conoscono bene, un'altra mancanza, di la cultura del prenatale. Noi abbiamo voluto come fondazione Il Cuore Una Goccia un impegno economico di 10.000 coppie per una fondazione che non ha un patrimonio sociale molto alto, però l'abbiamo fatto uguale, lo stiamo distribuendo a tutti i centri di aiuto alla vita, tutte le diocesi, tutte le università, tutti gli studi medici che anche ce l'hanno richiesto, tutti i consultori di ispirazione cristiani e laici, per un confronto veramente sincero, onesto, anche con chi ha posizioni differenti. Perché chi di noi si può mettere in cattedra e dire tu lo fai con una valenza negativa? Ogni persona vorrebbe il bene dell'altra persona, nessuno vorrebbe il male dell'altra persona. Quindi questo rispetto del cammino personale dobbiamo fare cultura, perché se no c'è un'amplificazione del rischio, come vedrete adesso, perché non si conosce bene la storia naturale di alcune patologie. Allora mancano i punti di riferimento, lo diceva prima Nino, lo diceva il collega, a chi mi rivolgo? Quale specialista devo consultare? Quali strutture mediche si occupano di questa patologia? Ce ne sono nella mia realtà. E purtroppo ci sono anche altre mancanze. Spesso c'è una solitudine in cui manca l'accoglienza. Quante coppie, qui ho visto dei visi ammiccati di mamme, di famiglie che hanno fatto scelte veramente, non dico coraggiose, dico eccezionali, per amare un bambino che magari aveva, e non per fare una nota teologica, ma se Dio non ci amasse con le nostre malformazioni, no? Domenica abbiamo celebrato all'Università Cattolica la giornata per la vita. Allora, una delle mamme della fondazione ha voluto sviluppare il tema: come può una madre che perde un figlio dopo averlo accompagnato e non ce l'ha fatta, perché lei sapeva al quarto mese che non ce l'avrebbe fatta, avere gioia? E l'ha sviluppata in una maniera semplice. Ha detto questo: la gioia non è un sentimento euforico, puntiforme, ma è un cammino esistenziale dove tu provi gioia quando entri in un progetto. Per cui amare mio figlio, anche se poi non ce l'ho, è un progetto esistenziale. Il nostro progetto genitoriale non si ferma con l'interruzione, non si ferma. E la nostra gioia dipende dal fatto che noi l'abbiamo amato così come lui era, perché era nostro figlio. Vero Gaetano? Gaetano è uno delle famiglie, poi altre ve le presento, che qui a Reggio guida anche un cenacolo di preghiera.
Io l'ho amato così com'era, perché Dio a me mi ama così come sono, con tutte le mie valenze, con tutte le mie malformazioni spirituali, con tutte le mie cadute. Dio mi ama così, non mi chiede se io sono bravo, se sono santo, mi ama, punto e basta. E manca poi, però sul piano umano c'è la carne. Io dico sempre, se Gesù Cristo ha avuto paura, voi non vi dovete scandalizzare se vi passa per la mente anche l'idea di interrompere la gravidanza. Un Dio ha avuto paura che voi abbiate questa tentazione, diciamo, ma è più che umano, no? Quindi il sostegno psicologico e anche l'aspetto economico, il sostegno economico. Ora, se noi interagiamo fra scienza e custodia della vita, chiediamoci tutti quanti, tutti, ognuno, stasera, ma come guardo io la preziosità della vita? Perché alla fine dei nostri 150 anni di vita, noi saremo chiamati a rispondere proprio a questa domanda, la nostra e quella degli altri. E poi la seconda domanda che mi ha fatto Franco Di Mare quando abbiamo presentato mesi fa la Fondazione Cuore una Goccia a Rai 1 a 1 mattino. Mi ha detto, professore, ma è possibile sposare, cioè come fa la scienza a dare speranza? E io ho detto sì che la può dare la speranza, se è rigorosa, senza abdicare alla rigorosità scientifica. Qualcuno c'ha la tentazione di dire addomestichiamo i dati, no, la verità l'ha detta sempre, quella che è bisogna dire, perché alla donna non possiamo edulcorare il problema dicendo ma sai poi non è rigoroso, c'ha un problema di anencefalia, c'ha un problema di ernia diaframmatica, e quali problemi ci sono? Questi, quindi la informazione deve essere rigorosa, però mi ha detto e come può dare speranza? Ci sono 5 step, ho detto. Il primo è l'accoglienza, e poi sempre di questo step c'è l'ascolto. Spesso noi medici che abbiamo grande cultura, purtroppo prevale dentro di noi che parliamo noi e la coppia non parla, e tutti penso, io ce l'ho sta tentazione, mi devo moderare, no? Ascolto, poi vedere le cose come stanno, terzo step, fare quelle cure che si possono fare, quarto step, vedere anche di fare delle cure palliative dove è possibile, lo vedremo, e quinto step, quando non si può curare, proporre l'accompagnamento. E adesso vedremo che cos'è. Il punto fondamentale, che è anche il mantra dell'Associazione Italiana Ginecologi Ostetrici Cattolici, che uno pensa, sta aggettivo, dice questi sono i talebani della vita, no? Non è così. Noi non vogliamo fare un fondamentalismo etico, ma vogliamo usare la scienza per usare questo grande dono che ci ha dato Dio, che è la ragione. Le ragioni della ragione. Se noi lo usiamo, li confrontiamo come AIGOC, Associazione della Ginecologi Ostetrici Cattolici, abbiamo fatto 14 scuole itineranti in tutta Italia. Ci siamo confrontati anche con coloro che non la pensavano come noi. La cosa bella, sapete che è stata? Su 14 regioni, in 6 regioni, nel 40% dei casi, alla fine sono venuti questi colleghi. Abbiamo anche litigato in maniera corretta e rispettosa. Cioè abbiamo detto le nostre posizioni. Però ci sono venuti a stringerci la mano. Io sono rimasto. Una bella lezione, per me. Ho detto, guarda, su tante cose non siamo d'accordo, ma su tante altre sì. E stringiamo la mano perché avete avuto il coraggio di parlarne e di confrontarvi. Perché oggi, purtroppo, no? E il mantra è, ragione e vita non si oppongono come non si oppone verità e scienza. Quindi questo che facciamo stasera non è un'oretta e mezza di... è un bel salto dall'informazione alla conoscenza. Perché più conosciamo, più siamo liberi. Se io so una cosa a 180 gradi e non a 360, sarò libero di scendere su 180, non su 360. Se io la so tutta, sono più libero di scendere. Ma conoscendo di più, aumenta la consapevolezza del valore che è la mia vita, come diceva
il bambino abortito, no? Come filo d'erba fragile ma audace, sfido la superbia di chi è senza pace, ma non per aggredirlo, perché il bambino ama anche non solo la madre che permette l'interruzione, ma anche il medico che l'ha fatto, perché nella dimensione del bambino che si offre, che si immola, ma non c'è vendetta. È tutto un discorso d'amore, tutto un discorso d'amore. Di chi è senza pace, io vorrei darglielo un po' di pace. Sfido la follia, è una forma di pazzia quella di fare delle cose che poi ti portano un disagio per tutta la vita. E non sei tranquillo con te stesso. Perché anche se non sei cattolico, ma la coscienza ce l'hanno tutti. E quando si uccide una persona, non stiamo bene. Perché in ogni uomo c'è la vita mia, cioè lui sta lanciando messaggi a tutti, alla madre, alla scienza ginecologica e soprattutto a chi vede la sua vita come un monologo, quasi una monade, un'isola. Noi cristiani conosciamo quanto è importante il corpo mistico. Quello del male che faccio io non lo faccio solo a me, ma lo faccio a tutti. E il bene che faccio io lo faccio per me, ma lo faccio per tutti. Questa è la realtà. Almeno di quello che è la nostra convinzione. E quindi c'è una dignità sulla preziosità della vita umana che dobbiamo dire con molta, non con arroganza scientifica, quella fa male, fondamentalismo etico, l'arroganza scientifica, quello no, perché chi ha un cammino suo e non ha quelle certezze, quello tribola, e io almeno dinanzi a quella sofferenza devo avere rispetto. Perché anch'io ho tribolato. E quando ho trovato gente che mi ha rispettato, mi ha aiutato a camminare. Guardate quanti aspetti ci sono nella diagnosi prenatale vista in questo modo. Io sono stato invitato 3 volte al Parlamento Europeo a parlare dei diritti dell'embrione. Non ho il tempo per parlare di protagonismo e relazione, ma vi parlerò come feto, come paziente. Che è una delle 3 cose in cui appunto si dimostra scientificamente che c'è un diritto, perché se la persona ha un protagonista biologico, è relazionato. Santo Madre dice, quando c'è la relazione c'è la persona, c'è un salto filosofico grosso e poi lo posso curare in utero come vedremo, come tutti gli altri. Però c'è un mondo reale dove il bambino è reso terminale anche se non lo è. 92% dei Down è un bambino terminale, il Down no, è un bambino che ha delle problematiche, però in Italia, in Europa, le diagnosi prenatali dei Down portano nel 92% ad interrompere la gravidanza. E qui c'è una mamma che ha fatto invece una scelta opposta. Ha saputo che era Down, l'ha portata avanti, poi ha saputo che aveva anche una cardiopatia, l'ha portata avanti, l'ha fatto curare, lo sta curando. Io vorrei gentilmente che tutti andassi in piedi, perché non per onorarti, ma altro punto. Questo è un omaggio che facciamo al coraggio delle donne, perché se queste cose le posso dire dopo 30 anni, se non avessi avuto donne che, coppie, famiglie, marito e moglie, che sceglievano nonostante, dicevano sì, nonostante, dicevano andiamo avanti, nonostante. 100 nonostante è un sì. Allora, chiaramente, alcuni dati. Allora andiamo sullo specifico. L'ultimo report della relazione del Ministero dice che gli aborti volontari tardivi, che volgarmente, scusate il termine, non volgarmente, così con molta sufficienza vengono definiti terapeutici. Io, per una semantica di correttezza, non posso dire che sono. È un nome, ma dov'è la terapia dal punto di vista medico per i colleghi medici? E per le persone che non lo sanno, non c'è terapia. Il bambino muore, la donna sta male a distanza con delle problemi gravissimi. Sono aborti eugenetici, selettivi, è aumentato da 0,5 a 5,3 in 35 anni. Ma guardate cosa dice la relazione. In Sardegna, quasi un bambino su 5 o un bambino su 4, dopo la diagnosi, di incompatibilità o comunque di problema di anomalia congenita viene condotto all'interruzione volontaria. Sono numeri molto forti. Allora,
c'è una cultura purtroppo di morte. Come possiamo rispondere per cercare di valorizzare, ma non senza fare, perché ieri il Fatto Quotidiano mi ha fatto un'intervista, mi ha detto: come coincide allora l'autodeterminazione della donna col diritto alla vita del bambino? Lo concilio. Intanto, se la donna vuole fare un'interruzione, c'è uno studio del Ministero che dice che il carico di interruzioni, ufficializzato due anni fa, è 1.6 a settimana. Nel 90% lo può fare nella propria regione, e poi, udite, udite, se gli aborti volontari sono 85.000, sono diminuiti, ma su questo poi ne possiamo parlare, rispetto a 30 anni fa, no? Le nascite sono 485.000, diciamo un 20%. Allora uno si aspetta che se ci sono 100 punti nascita, ci saranno il 20% dei punti nascita saranno punti dove si può fare interruzione. Invece i punti di interruzione sono il 70%. Allora tutto questo discorso, troppi obiettori, non si può fare il servizio, tu vai a vedere i numeri, il carico è quello che è. Si può fare il 90%. Della propria regione, entro due settimane è l'intervento più veloce che si fa in Italia, e poi i punti di interruzione sono il 70% dei punti nascita. Allora, se noi lo guardiamo questo mondo, dobbiamo dire dopo un secolo quello che ha detto Chesterton: ci ritroveremo a difendere e custodire l'incredibile sensatezza e tenerezza del dono della vita umana. Cioè, oggi dobbiamo dimostrare che le foglie sono verdi, che la vita ha un senso, dobbiamo dimostrare che le foglie sono verdi, che il cielo è azzurro, il cielo è celeste, il mare è azzurro. Lo dobbiamo dimostrare, perché c'è qualcuno che dice no, il cielo non è azzurro, è sempre nero, pure di giorno. C'è questa, diciamo, manipolazione. Noi abbiamo avuto, come avete sentito, una grande grazia, che io condivido con voi, perché poi aver conosciuto i santi, mamma Nacuzza e madre Teresa, non è una cosa altra. Cioè, non è una cosa, aver conosciuto i santi, no, no, è pesante, è un'eredità pesante, averli solo conosciuti. Lei viene a prendere la laurea honoris causa, il 10 dicembre dell'81, io ero da poco specializzato, vero Francesco? Eri già specialista? Tu già? No, ancora no. Tu sei molto giovane, era interno Francesco, viene dal Gemello, siamo al collegio, conosciamo tanti anni, e lei disse: a voi medici di questo policlinico io dico, se c'è una donna che non vuole il proprio bambino, datelo a me, me lo prendo io, aiutate le mie consorelle e le mie ragazze madri. Cioè io lì stavo lì, stavo proprio lì, non stavo nell'auditorium, c'erano 4.000 persone, non si entrava. Ero con mia madre, stavo in una stanzetta vicino e ho detto a mia madre: io vorrei fare qualcosa per questa donna eccezionale. Dopo tre giorni vedo una sorina che girava nell'ambulatorio, ho detto: ecco, qual è la sorina? Madre Teresa ci ha chiesto di aiutare, vado lì, gli ho detto: what are you looking for? Cosa sta cercando? Sto cercando un ginecologo. Ho detto: ah, è mio, ecco, sono un ginecologo. Si chiama Sister Shabby, ho fatto una battutina. È un ginecologo, non sembra, però... devo fare, può visitare questa ragazza madre? Dico: guarda, madre Teresa ci ha chiesto proprio di farlo. Allora, per una grazia speciale di Dio, sono passate dal primo giorno, una cosa che non ho fatto solo io. Francesco, quando stava lì, le avrà viste tante anche lui e altri colleghi, tutti i colleghi. 4.700 ragazze madre sono nate, donne che non avevano nulla, non avevano un posto, non avevano l'uomo con cui avevano concepito, forse molti di questi bambini erano oggetto di stupro, si prostituivano fino al settimo mese, fino a quando non si vedeva la pancia, venivano raccolte sotto i ponti dalle suore, non avevano nulla. Allora una riflessione mi è venuta: queste non hanno nulla, non hanno il cuore preoccupato, occupato prima. Invece chi c'ha tutto? C'ha il marito, c'è il benessere, c'è l'intelligenza, c'è il denaro. Purtroppo non accoglie, purtroppo non accoglie. Che è successo? Un rapporto di sicurezza. Che... Ah,
Ecco perché ci troviamo stasera non a fare una conferenza, ma a riflettere sul dono meraviglioso della vita, che è frutto di quella gioia che ha detto quella mamma di quel bambino perduto, è frutto di che cosa? Di un cammino di contemplazione. Quando stava a Lourdes mi ha detto, Pino ci dirà, Sandro Margariti mi voleva prendere in giro, Pino ci dirà quanti miracoli ha visto a Lourdes. Dico, quanti siete, Sandro? E siamo la guardia, il capo equipe, l'assistente, e due specializzati. No, dico, se io devo parlare di miracoli, voglio almeno più di 15 persone. Ma che sei impazzito? Ma o parlo? Vabbè, io non parlo. Allora, hanno donato un po' di ostetica, hanno fatto 18 persone. Allora gli ho detto, per farvi capire il concetto della contemplazione, diamo troppo per scontato. Ho detto, quando sono stato a Lourdes ho visto che camminavo, che vedevo, che sentivo, che parlavo. Allora Sandro Margariti mi fa, sì Pino, ma tu ci stai prendendo per i fondelli. Dice, perché questo è l'ordinario, mi dice. Io dico, ma questo non è l'ordinario, questo è lo straordinario. E quando andate lì, vedete, bambini, adolescenti, adulti, non vedono, non camminano, non parlano. E perché noi sì? Allora, pensare e contemplare. Voi e io siamo stati creati per cose più grandi, non siamo stati creati solo per passare attraverso questa vita senza uno scopo, e quel grande scopo è vivere ed essere amati, e non possiamo amare se non conosciamo. Madre Teresa che spinge verso la conoscenza, ma perché? Perché la conoscenza conduce sempre all'amore e l'amore al servizio. Teresa la parto. Allora, panorama scientifico nostro, andiamo. Perché abbiamo scelto, pur essendo un'istituzione cattolica, di fare una diagnosi prenatale che può offrire anche la scelta di interrompere la gravidanza? Prima di tutto perché noi non vogliamo fare una diagnosi, siamo medici, poi mica possiamo entrare nella coscienza delle persone, mica possiamo obbligare, però siamo convinti che se aumenta la conoscenza, aumenta la consapevolezza. E siamo convinti che spostiamo l'accento dal sapere al sapere, all'assaporare. Chi non ha fatto il latino sa quello di assaporare. Assaporare che cosa? La bellezza di far capire che la vita umana, anche nella sua fragilità, è favolosa, è eccezionale. Guardate quanti disabili, no? Fanno pure le Paralimpiadi, che poi questa cultura, che la cultura delle Paralimpiadi, quelli sono gli handicap dopo la nascita. Prima della nascita, invece, non esiste questo rispetto. C'è una contraddizione. Quindi sono questi punti che devono dire scientificamente che noi lo facciamo perché vogliamo curare, eccolo qui si affaccia il concetto che nella medicina dell'adulto, come c'è un braccio di diagnosi, c'è un braccio anche di terapia. E soprattutto perché abbiamo sviluppato negli ultimi 15 anni la palliazione prenatale, cioè possiamo fare interventi palliativi prima della nascita. Una rete abbiamo fatto, siamo creati una rete dove sostanzialmente c'è una consulenza al telefono rosso, abbiamo 7.000 chiamate all'anno, riusciamo a tranquillizzare il 90% dei casi. Però c'è un 10% che, nonostante i dati scientifici su farmaci, radiazione, malattie infettive, è agitata. Si crea un'ansia. Quest'ansia prepara piano piano il rifiuto. Allora cerchiamo di intervenire su questo 10%, le facciamo venire al The Hospital, facciamo la terapia educazionale, educhiamo a quel concetto di consapevolezza, visite, ecografie, tutto quanto. Lì dove possiamo facciamo tecniche in regime di ospedalizzazione, sia le condizioni curabili che quelle anche non curabili. Trattiamo tutti uguali, non ci sono bambini serie A e serie B. E se poi nascono, quando nascono, facciamo il comfort care. Comfort care è una visione, la cultura in Italia è arrivata un po' in ritardo, però sta arrivando. L'ospice perinatale è una cultura, non è un luogo. È un luogo anche medico.
che ci deve essere il punto nascita, ovviamente, mentre lo sportello di cui parlavi tu, lo sportello per le maternità difficili è una postazione sul territorio dove una figura medica e una volontaria, che può essere un'ostetrica, un'infermiera o una volontaria, però che abbia un po' di competenze, stiamo facendo pure i corsi di formazione a Gemelli, 28 aprile a proposito, ci sarà il primo corso di formazione per queste cose qui, che vuol venire tutto gratuito, dalla mattina fino alle 5, molto denso, poi metteremo sul sito questo evento, in modo tale che noi lo giochiamo molto sul conoscere. Sembra strano, non è una struttura cattolica, dobbiamo spingere sulla fede. No, noi spingiamo sull'intelligenza, sulla conoscenza, sulla ragione. Cattolici, questo è un nuovo illuminismo. No, no, è vedere l'uomo per le cose belle che ha. Perché se l'uomo vede, contempla, riflette, allora il valore si capisce di più. Come possiamo intervenire? Vediamo. Prevenire, allora qui mi tocca uscire un attimino, metterlo questo così e poi speriamo di trovarlo. Eccolo. Abbiamo capito che il primo elemento qui del prevenire si può fare una acculturazione. Sapete che cosa vi do un dato a medici e non medici? In Italia le coppie che affrontano poi la gravidanza e vivono insieme fanno una consulenza preconcezionale nel 15% del caso. Allora io mi sono preso la briga di andare a vedere negli Stati Uniti, in Germania, in Francia, quanta è la percentuale delle coppie che hanno? 60, 65, 70%, perché no? E perché noi 15%? Perché dobbiamo? Noi dobbiamo sviluppare, perché cosa si fa nella consulenza? Si fanno tante cose. Si dice il rischio di trasmissione delle malattie sessualmente trasmesse, capivo, ma anche l'HIV, l'HCV, l'HPSG. Se è RH negativo si dice che bisogna fare la profilassi, bisogna fare il gruppo, vedere il gruppo di marito. Una varia di informazioni, se è diabetico, ottimizzare la glicemia, se diciamo una persona che ha problemi di epilessia deve modulare e frazionare la terapia, tante cose, e aiutiamo. Vediamo il secondo, ecco, video pensaci prima. Consulenza, secondo step. Allora, siamo sicuri che le consulenze per quel problema di medicina difensiva così ben evidenziato venga fatto bene? Vediamo un po'. Perché dobbiamo fare questa cosa? Perché sennò il rischio viene visto più grosso di quello che è. E poiché l'ansia e il dubbio preparano il rifiuto, abbiamo fatto un convegno 7 anni fa, il contenimento del dubbio diagnostico. Dobbiamo contenere il dubbio, perché nel dubbio, oggi se non c'è conoscenza, ci guarda qualche collega, ma in buona fede lo dice, no? Mica sono cattivi. Dicono, guarda, nel dubbio è meglio che abortisci. È meglio che ti arrendi, perché non si sa mai. Ma questo potevamo dirlo 40 anni fa, adesso non lo possiamo più dire. Non per tutto, ci sono delle frange di non conoscenza, ma la conoscenza è andata avanti. Quindi c'è una terminalità, il bambino diventa terminale perché è indotto da una ignoranza, non in senso offensivo, da non conoscere la storia naturale e dalla medicina difensiva. Dice Figli che l'ecografia ostetica è il modo migliore per terrorizzare una donna gravida.
un uso improprio dell'ecografia, e questo avviene perché appunto perché abbiamo voluto questo postoletto che poi potrete ritirare gratuitamente all'uscita, perché abbiamo condensato due libri, e scusate, 400 lavori in 30 anni in 70 pagine, è stato un lavoro enorme. Ecco perché Nino diceva, no, io lo chiamo postolo, però abbiamo lavorato un anno e mezzo per fare questa sintesi accessibile a un pubblico, coloro che sono già nel campo della diagnosi prenatale diranno vabbè, è semplicistico, non lo so, però abbiamo messo 60 note bibliografiche per chi vuole fare l'approfondimento, sono 35 della nostra scuola, di tutti i colleghi, una ventina di colleghi del Gemelli, e altre 25 note riassuntive, meta-analisi di grandi cultori della materia. Li abbiamo messi dentro questo due libri, quindi raccolti, abbiamo informazioni medico-scientifiche, tutto, l'abbiamo messi tutti qui dentro, in modo tale che questa terminalità indotta dall'ignoranza possa essere contenuta. Una frase che abbiamo sentito fino a 10 anni fa, adesso si sente di meno: i bambini con cuore sinistro ipoplastico sono considerati incompatibili con la vita estrauterina. Per chi non è medico, semplicemente il cuore sinistro, la parte sinistra del cuore è un po' più piccola. Questi sono bambini destinati a morire. Cosa fa la cultura europea? Noi al Gemelli questo non lo facciamo, però mi piace riportarlo perché vanno con un device, cioè con un ago dentro il cuore del bambino, facendo analgesia ovviamente, e mettono un ballone, guardate, vedete, si va con la sonda e si tiene l'aorta aperta fino a quando dopo la nascita si può fare intervento definitivo. E che cosa otteniamo? Che il successo avviene nel 3/4 di bambini, e quelli che nascono la sopravvivenza dell'84%. Gli idrocefali, i bambini idrocefali sono quelli che fanno più paura, che sono i bambini che secondo una cultura di 40 anni fa, ed era vero, i bambini erano delle condizioni terribili, li consideravano larve umane. Quindi quando è arrivata l'ecografia, appena vedevano che il liquido del cervello aumentava, dicevano no, questo non deve vivere perché costa un costo personale, un costo familiare, un costo sociale. Noi abbiamo avuto in questi anni seguito più di 400 bambini con idrocefalia. Allora, questo è quello che ho presentato a Londra 26 anni fa. 71% di outcome buono. Buono! Cioè vanno a scuola, vanno tutti. Concenzio Di Rocco, che è uno il più grande neurochirurgo italiano degli ultimi 15 anni, infantile, che adesso lavora in Germania perché l'hanno voluto lì, diceva che sulle spiagge di Ostia un bambino su 7 ha l'idrocefalia e nessuno se ne accorge perché fa le stesse cose che fanno gli altri. Quando ho presentato questo dato, 7 colleghi al British Museum di Londra mi hanno detto: ma è ora di finirla, questi sono bambini che non devono sopravvivere, queste sono cose dei cattolici. Allora si è alzato un collega che era il CERN, erano 400 colleghi, ha detto: no, perché lui è italiano, io sono italiano, io appartengo a un'istituzione dove l'interruzione si fa, ma il problema non è cattolico o non cattolico, e veniamo al concetto della scienza, il problema è la metodologia. Voi avete, qui erano 52 casi di bambini seguiti fino a 9 anni che dicono l'opposto di quello che dice lui. Allora i 7 colleghi, 2 olandesi, 2 insomma, mi avevano stracciato, io stavo rispondendo, ma risposte c'erano. Se voi non li avete, cari colleghi, è inutile che vi strappate le vesti del pregiudizio culturale, piuttosto strappatevi le vesti dell'intelligenza e della ragione, perché a un dato scientifico dovete rispondere con un dato scientifico. Questa è la democrazia culturale, se no è solo pregiudizio e ideologia. E io sono stato zitto. Ma se questi dati non fossero stati veri, negli anni a venire, 25 anni, 27 anni, non avremmo avuto, questo è un rilievo del 2011, adesso noi facciamo il report ogni 7-8 anni, avremo quello del 2018, l'anno prossimo, abbiamo per le idrocefalie, cioè le ventricolomegalie sotto i 15, il 91% di buon outcome, e
sopra i 15 che sono un po' più severi, il 66%. Quindi quando noi facciamo la consulenza, glielo diciamo alla donna, questo, non è che gli diciamo che c'è il bambino irrocevole, va tutto bene, gli diciamo questi numeri. Ma la cosa che ci ha colpito, uno studio che abbiamo fatto noi su 151 bambini, è che se tu lo segui la dilatazione, e non deve superare i 15 mm però, nel tempo, molte dilatazioni, 12, 14, col tempo 13, 11, e i bambini nascono normali, un bambino su due, cioè nel 43,8%. Questo studio, un anno successivo dopo, è stato confermato da un gruppo di Filadelfia. C'aveva il 48% di bambini con dilatazioni che poi rientrarono. Per cui, 50 anni fa, questo neurochirurgo, che ancora non aveva l'ecografia, ma lui operava tutti, ha detto: anche il grado estremo di idrocefalia è compatibile con uno sviluppo fisico normale e con normali dimensioni craniche e sviluppo intellettivo, se l'intervento chirurgico non viene ritardato, cioè lo devi fare entro il primo mese di vita. Andiamo avanti. I bambini con spina bifida devono entrare nel protocollo di Groningen. Oh, non mi sto a parlare del protocollo di Groningen. C'è un collega in Olanda, ormai sono 10 anni quasi, che ha fatto questo protocollo e dice: i bambini che hanno la spina bifida e nascono, anche se nascono, poi devono andare in questo protocollo per fare una eutanasia postnatale. Allora, noi che cosa abbiamo fatto? Perché la cosa è importante, quando si parla di queste cose, i fatti sono, più che i pronunciamenti. Allora, siamo andati a vedere la casistica nostra che abbiamo pubblicato 12 anni fa su Ultrasound Obstetric Gynecology. Il prenome di questo è Lucia Masini, che è una grande studiosa e forse una delle migliori in Italia che abbiamo. E seguendo questi bambini, ecco l'importante della storia naturale, abbiamo visto che l'81% sopravviveva. L'attività, l'abilità intellettuale era normale nel quasi il 78%. C'era una normalità deambulare, a camminare, nel 62%, però l'altro 38% erano bambini che non camminavano. Quindi noi lo dobbiamo dire questo. Il 71%, questo è il più grosso problema, non hanno non controllano gli sfinteri. E il 38% c'ha una disfunzione motoria severa. Negli ultimi 10 anni stanno operando i bambini con in utero. E vi faccio vedere una cosa interessante.